che segnava, ha fatto contro il Cagliari, eccolo Zani che guadagna il pallone, può puntare l'area avversaria, c'è il movimento dei compagni, sembra mettere a cercare Cagliala, la finta, da lungo Verratti, ancora Cagliala, di nuovo per Chemed, il pallone sbuca ancora dalle parti di Cagliala, viene fuori gioco, e allora non interviene, arriva il calcio d'angolo per Israele, pericoloso, però dopo... Conte Gabriela direttamente verso il portiere, troppo sul portiere, esce blocca senza difficoltà Dores. Il conte centrale, illuminante, però Cagliali, il movimento degli israeliani, c'è spazio per il mezzo, carica il destro, prova la conclusione. Cagliali, il movimento degli israeliani, c'è spazio per il mezzo, carica il destro, prova la conclusione. L'intervento è scivolato di Tanzani perché il tiro sbagliato da Chemed si stava per trasformare per un assist per appena Inca che se ne stava solo sedendo dalla parte spazio, prova a girarsi, tocca corto per Verratti, si allunga il pallone, lo recupera, Santonelli all'interno della rete rigore, pallone in mezzo a Merle, di nuovo Graziano Merle, segna sempre lungo l'Italia, aggiunge il vantaggio con una grande percussione sulla tra, diciamo lo affronta Ben Pitton, le finte di Bonaventura, prova ad andare sul fondo, chi riesce, va giù, rigore, rigore per l'Italia, atterrato Bonaventura, l'Italia sfonda ancora sulla sinistra, però ecco il dritto. Pallo è il 12 metri, parte che breva, battuta, spiazzato Torres, 2-0 per l'Italia. Lama! Ha interpretato perfettamente le situazioni di gioco, richiesto molto bene. Bravissimo il portiere, veramente bravo il portiere perché Pellella aveva proprio messa a piedi il palo. È stato bravissimo e finale verso il compagno, ma il pallone era precisissimo. Ancora Candreva, Bonucci non riesce ad intervenire, Chiellini, pallone rimpallato proprio da Pellella in maniera involontaria, Benaim, Verratti, forse l'ultima opportunità per l'Italia. Si continua a giocare, poi interviene Karasiev. Può impostare una nuova azione d'attacco. Davanti a subito Candreva, il pallone in profondità per lo scatto di Eder che parte in posizione regolare, in vantaggio Eder, Eder in fondamento, Eder! Pallone che sfiora il palo. Che peccato. Bellissima palla di Bonucci, straordinaria passione. Termina direttamente sul fondo, è il momento del cano, la maglia di Candreva centrale, troppo lunga, arriva anche Pitton dalla parte opposta, punta l'avversaria, prova con il sinistro, prova sul fondo. Pallone allontanato e arriva a Chiellini, pericoloso, Mir Pitton dalla lontananza della Plagna, 2-0 sulla Liechtenstein, e vediamo il tuffo. Il pallone di Cagliale giocato verso Chemed, è subito fallo da